Marcel Buchel, un'altra prestazione importante da parte dell'Ascoli, soprattutto del centrocampo. Primo tempo dominato, poi il Parma ha preso più campo. Secondo te pareggio giusto o c'è qualche rimpianto? Secondo me il pareggio è giusto, anche se primo tempo forse c'era un momento che potevamo farli male, però secondo me poi vabbè alla fine abbiamo avuto l'occasione di Fede su grande parata di Gigi, però anche loro secondo tempo hanno avuto diciamo erano più nella nostra metà campo però alla fine è un ottimo punto, un'ottima prestazione. Soddisfatto quindi della tua prova e di quella della squadra? Ah, soddisfatto, sicuramente si può sempre fare meglio, quando in casa non arrivano ancora i 3 punti c'è sempre rammarico, perché non riusciamo a regalare i 3 punti ancora ai tifosi, però questa è la continuità è la cosa più importante, stare sul pezzo, non perdere e poi i risultati arrivano giocando così, compatti, con la mentalità che ci ha sempre accompagnato in questo percorso. I movimenti di Vasquez tra le linee hanno creato qualche problema, hanno dato fastidio? Sì, vabbè, sicuramente sapevamo che è un giocatore importante, che ha delle qualità, si sa muovere bene tra le linee. Ma non solo lui, cioè, hanno anche altri giocatori di qualità e su un campo anche oggi alla fine pesante, non è mai facile sempre coprire tutto, ma ce l'abbiamo fatta e peccato per non aver portato tutto a casa, tutti i punti. Al netto delle occasioni avute da entrambe le squadre, secondo te il pareggio è il risultato più giusto e quanto conta un punto per la classifica dell'Ascoli? No, il punto, come ho detto prima, conta molto, conta la continuità della prestazione, dei punti. Sì, poi il pareggio ci può stare, come ho detto prima, puoi anche fare i 3 punti, ma poi nel calcio fino alla fine abbiamo anche poi avuto l'ultima occasione loro e quindi alla fine secondo me ci può stare. Ormai ti senti a tuo completo agio nel ruolo di playmaker? Sì, a me certo, mi sento a mio agio, ma è importante che la squadra va, a prescindere dal singolo. Secondo te perché in casa l'Ascoli raccoglie meno rispetto alle gare in trasferta? Ah, forse perché proprio la voglia di portare ancora questa vittoria in casa, però che magari la cerchiamo, la vogliamo tanto, spesso quando è così non è sempre facile farlo, ma è importante, come ho detto prima, non perdere, fare punti, continuità e poi il campionato è lungo e sicuramente dovremo migliorare i numeri in casa. Il Parma è una squadra molto forte, ma lo è anche l'Ascoli. Dove credi sia mancato il guizzo per permettere all'Ascoli di conquistare i 3 punti? Ma secondo me mancato, vabbè, primo tempo potevi, come detto prima, farli male in alcune situazioni, però poi anche loro è un'altra squadra, noi la squadra di un mese fa si vede che è una squadra molto più unita, molto più tosta, quindi abbiamo beccato comunque il Parma in un momento, secondo me, che non è la squadra di prima, quindi non è facile, come ho detto, ha fatto anche una gran parata Buffon, però su alcuni fraseggi magari potevamo fare più male, ma il campo non ci ha aiutato, era molto scivoloso, come si è visto, però come ho detto sono fiducioso nella squadra, in tutto, nei compagni e andiamo avanti così. Grazie. Prego.